Lo sportello del cittadino sulle problematiche di Taranto Savvito è in collaborazione con B&B Albergo La Manna, l'edicola di Francesco Castelli, Phoenix Acconciature, 2C Ferramenta, La Baguette, Sguardi dal Mondo, agenzia di viaggi e turismo. I benefattori esistono, anzi, a San Vito, in via San Vito, angolo via Laterini, esiste un benefattore che sta ristrutturando un'area, rendendola appunto adibendola a parcheggio, sta provvedendo anche a realizzare dei marciapiedi, sta provvedendo al rifacimento dei marciapiedi adiacenti alla chiesa. Insomma, un atto di magnanimità, di bontà, di filantropia. Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Cosa accade? Il paradiso terrestre qui a San Vito? Taranto ormai è una città in cerca di riscatto. Ora, questa parola ha un doppio senso, però ognuno le dà il senso che vuole. E noi stiamo avendo la possibilità, come cittadini sanvitesi e tarantini, di avere uno sceicco, un benefattore sul territorio, Magnate, un un magnate. mecenate. Qualcosa di spettacolare che ci sta dando la possibilità di parcheggiare, sta dando, o meglio, la possibilità di parcheggiare a residenti militari e parrocchiani, se così si chiamano, ecco, che appunto che frequentano la chiesa. Dunque, cosa succede? Succede che questo terreno che abbiamo alle spalle, che è che il nostro gufo ci presenta, Bello questo gufetto, eh? E anche c'è il gufetto come c'è il maglia. gufetto un po' più alto perché ormai il gufo è un brand abate. Vai De Gregorio, assessore. Vai assessore De Gregorio, il brand per Taranto è il gufo, il gufo Di San Vito. di San Vito che ha un'importanza in più, ha un Doc valore di origine, con denominazione ad origine controllata. controllatissima, direi, in qualità di gufo. Comunque, dicevamo, tornando a noi, a parte le nostre battute, che questo terreno di proprietà privata si sta ristrutturando, o meglio, un benefattore lo sta ristrutturando a sue spese e poi lo affiderà altrettanto gratuitamente, pare, al civico ente, il quale ne farà poi parcheggio per il comune. Ovviamente questo contratto di magnanimità, chiamiamolo così, durerà soltanto 5 anni, probabilmente rinnovabili, però alla fine degli anni di comodato, di gratuità o di magnanimità, questo terreno così bello, ristrutturato, rimesso in opera e magari anche con un'attività di parcheggio avviata, ritornerà nelle mani del proprietario che pare sia un altrettanto benefattore perché non si Tutti i risulta. benefattori. Tutti i benefattori, non risulta che ci sia un contratto di locazione, né tantomeno che ci sia stato uno esproprio per pubblica utilità da parte del comune. Però tutto questo avviene in quel di San Vito e pare addirittura che questo sceicco stia finanche pensando a risistemare i marciapiedi della chiesa di San Vito che abbiamo qui di fronte. Purtroppo gli altri marciapiedi invece che in questi anni sono stati distrutti sempre dai frequentatori della chiesa perché magari parcheggiano con le auto sui marciapiedi, chiaramente non verranno degnati né considerati di queste ristrutturazioni. Beh, come dire, mentre stiamo parlando si sente in sottofondo la musica Attenti al lupo, forse bisogna dire Attenti al gufo, perché il gufo è attento e guarda con attenzione anche il magnate di San Vito. Assolutamente, dal gufo di San Vito è tutto e noi ci aspettiamo che ristrutturi tutta la località di San Vito.